dire. Per questo ti voglio lodare e benedire. E ringraziare. E ringraziare. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Gloria a te, oh Signore. Gloria al Signore. Gloria a te, oh Signore Gesù. Gloria a te, oh Signore. Gloria a te. I cuori nostri, Signore Gesù, sono rivolti verso di te. Tutta questa assemblea è qui, davanti a te, raccolta nell'amore. Benedetto tu sei, Signore Gesù, che raduni il tuo popolo. Benedetto sei tu, oh Signore, che sei la luce per noi. Lode a te, Signore, perché apri i nostri occhi in modo che possiamo cogliere la tua viva presenza. Gloria a te, insieme dobbiamo. Lode a te, oh Signore. Gloria, gloria a te, oh Signore. Gloria, gloria a te, Signore, per questo giorno nuovo, giorno di grazia, che hai preparato per ciascuno di noi. La parola ci dice che le misericordie del Signore non sono finite, sono rinnovate ogni mattina per ciascuno di noi. Amen. E oggi è giorno di grazia, è giorno di luce, tu sei la luce, Gesù. Amen. La notte passata, questo è giorno nuovo, giorno di benedizione. Accogliamo te, luce del mondo, splendore del nostro cuore, delle nostre menti, nostra santità, guardiamo a te, Signore. Amen. E i nostri volti saranno raggianti e splendenti. Alleluia. Gloria, gloria a te, Signore, gloria a te. Benedetto tu sei. Sto davanti a te, Signore Gesù, con un cuore libero, con un cuore nuovo, perché tu hai iniziato a prenderti cura di me. Allora ti guardo, ti benedico, ti ringrazio. La tristezza esce da me. Guardo a te che sei splendente, che sei radioso, che mi ami come un padre. Tu sei mio padre, Gesù, e io voglio accogliermi stamattina perché sento che tu mi stai abbracciando. Gloria a te, Gesù. Gloria a te. Gloria a te, Gesù. Proprio perché, Signore Gesù, le catene sono cadute ieri e ora, pur feriti, riconosciamo di essere liberi. Veniamo a te, oh Signore Gesù, perché tu possa completare l'opera di guarigione e di salvezza per noi. Gloria a te, oh Signore. Gloria a te. Lode, lode. Alziamo la nostra voce. Gloria. Gloria al Signore. Benedetto il nome di Dio, benedetta la sua opera, benedetto ogni suo pensiero, benedetta ogni sua intenzione. Gloria a te, Signore, gloria, gloria a te. Signore, tu sei Dio, 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 tu sei Dio.
fa cantare e ci fa danzare. Lo spirito però chiede spazio. Lo spirito chiede di essere accolto. Lo spirito chiede che ci accorgiamo che è Lui che muove tutto. E allora ognuno di noi in questo momento desidera che lo spirito prenda pieno controllo, pieno possesso della nostra vita, di tutto il nostro essere. Ognuno lo invochi con parole proprie, salga un mormorio di supplica in questo momento, da questa sala. Vieni, Santo Spirito, vieni, vieni. Continuiamo a invocare. Vieni, Spirito Santo. Vieni su di noi. Vieni perché scopriamo Gesù. Vieni perché ci accorgiamo di Lui. Vieni perché lo possiamo accogliere. Vieni perché la Sua parola possa entrare nella nostra vita. Vieni. Vieni. Armonizza tutto il nostro essere. Vieni, Spirito Santo. Muovi, muovi la nostra vita. Muovi il nostro cuore verso il Signore. Vieni, Spirito Santo. Vieni nella mia povertà. Vieni nella mia fragilità. Vieni anche nelle mie ferite. Ma vieni tu, vita. Tu, principio di vita, vieni. Tu che fai pregare. Tu che fai lodare, vieni. Vieni, Spirito Santo. Tu che rendi veri nella preghiera. Vieni, Spirito Santo. Aumenta in noi il desiderio di te, Spirito. Vieni, Spirito Santo, perché nella tristezza siamo noi protagonisti, ma oggi vogliamo mettere il Signore Gesù al primo posto. Allora tu vieni, Spirito Santo, perché i nostri occhi possono essere rivolti solo a Lui. Non siamo più noi al centro, ma in Lui. Oggi vogliamo dargli il posto che gli spetta. E allora dobbiamo fare spazio. Vieni, Spirito Santo, a svuotarci. Vieni tu a fare spazio. Vieni perché tu possa riempirci della tua grazia, del tuo amore, della tua pace. Allora invochiamo lo Spirito Santo adesso, perché davvero possa svuotarci, riempirci e volgere i nostri occhi solo al Signore. Vieni, Spirito di Dio. Spirito Santo, vogliamo che questa invocazione, vieni Santo Spirito, cresca prima che sulle labbra, dal profondo del nostro cuore. Vieni Spirito Santo, cresca il desiderio di te, cresca il desiderio di lasciarci visitare da te, Spirito Santo. Spirito Santo, ti invochiamo come luce sulle nostre tenebre. Vieni. Ti invochiamo come forza sulle nostre debolezze, vieni. Ti invochiamo come coraggio sulle nostre paure, vieni. Ti invochiamo come libertà sulle nostre catene, vieni. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo, scendi su di noi. Per accoglierti, perché noi stamattina vogliamo abbracciarti, Santo Spirito. Vogliamo che tu diventi parte di noi, vogliamo farti scendere nella nostra esistenza stamattina. Santo Spirito, vieni, vieni e prendi il posto delle tenebre, allontana ogni buio dalla nostra vita stamattina. Vieni, Santo Spirito, noi ti vogliamo accogliere, vogliamo farlo anche col nostro corpo. Le nostre mani alzate a te, Santo Spirito. Coraggio, coraggio, alziamo le mani allo Spirito che viene. Vieni, Spirito Santo. Thank you.
lasciati riempire dello Spirito e canta. Credi che puoi cantare. Credi che puoi nadare. Sta supplicando, sta pregando in noi. Lo Spirito ha supplicato per noi e ci ha donato la parola che salva. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Amen. Alleluia. Amen. Bisogna lodare il Signore perché ci ha parlato. Lode, gloria. E noi obbediamo a questa parola. Crediamo, Signore, alla Tua parola. Crediamo fermamente che Tu in questo momento hai visitato il Tuo popolo. Gloria a te, oh Signore. Gloria, gloria. Benedetto il tuo nome santo, Signore. Signore, ti benediciamo. E non vogliamo lasciar cadere questa parola di grazia. Non lo voglio lasciar cadere, Signore, perché lo Spirito si esprime con gemiti inesprimibili. Lui sta chiedendo e continua a chiedere. C'è da chiedere. Tu ce l'hai chiesto, Signore, Tu ci esaudirai, ce l'hai detto il primo giorno. Tu sei il Dio a cui volgo lo sguardo, il Dio della mia salvezza. E adesso lo Spirito ci invita a chiedere. Lasciamo che lo Spirito ci ispiri
a fare la vera richiesta da innalzare al Signore. C'è una richiesta che sta nel nostro cuore. Chiedete, chiedete, perché la vostra gioia sia piena, perché la mia gioia sia piena. Signore, io rimango in questa parola, l'accolgo, e questa parola muove la richiesta del mio cuore verso di te, Gesù. Guardo a te, Signore. Che cosa devo chiedere perché la mia gioia sia piena? Forse sono venuto qui con tante richieste, ma adesso tu mi stai mettendo nel cuore una richiesta vera che devo fare perché questa gioia sia piena. Guardo a te, Signore, guardo a te, guardo le tue piaghe, guardo la tua croce, guardo il tuo amore, guardo la tua misericordia. Chiedo, Signore, chiedo, il mio cuore ti sta chiedendo, la mia vita ti sta chiedendo. Benedetto, benedetto sei tu, Signore. Lasciamoci aiutare dallo Spirito che ci sta mettendo la richiesta che ci dà gioia. Lo avvertiamo, nasce la gioia nel cuore, stiamo chiedendo questo a te, Signore. Benedetto tu sei, Signore. Signore, ti benediciamo per questo tempo di grazia, perché è tempo dello Spirito, è tempo della verità. Signore, e tu stai facendo verità in molti cuori. La parola dice: chiedete ed otterrete. Signore, tu ci stai ispirando cosa dobbiamo chiederti in questo tempo, perché davvero la nostra gioia sia piena. Molti hanno nel cuore il desiderio di una libertà nuova, spirituale. Molti forse dovranno chiederti, Signore, una guarigione fisica. Molti, Signore, forse ti stanno chiedendo di liberarli dal peso del proprio peccato. Spirito Santo, dici tu cosa dobbiamo chiederti e donaci, Signore, anche la grazia di entrare nella tua volontà. Allora vogliamo guardare a te, Signore, a questa croce, perché è qui che si è compiuta la tua volontà. È qui che, Signore, converge anche la nostra volontà, la nostra gioia. È qui, Signore, che si apre il nostro cuore alla gioia, la nostra esistenza alla gioia. Allora, Signore, ciò che abbiamo nel cuore in questo momento, ciò che è questa richiesta nello Spirito, la voglio deporre ai piedi di questa croce. È il segno della mia lode, piena a te. È il mio arrendermi a te, Signore, alla tua volontà, perché so che in te, Signore, c'è la mia gioia. Signore, lo Spirito chiede per noi un aumento di fede. Ti chiediamo, Signore, che la nostra fede venga fortificata. Signore, fortifica la fede di chi è dubbioso, di chi è diventato indifferente, di chi è incostante. Aumenta la fede nostra, Signore, aumenta la fede in chi è nella prova, in chi ha appena subito un torto. Aumenta la fede, Signore, di quanti dubitano nel tuo amore. Aumenta la nostra fede, Signore, nella tua mano potente. Aumenta la nostra fede, Signore. Diciamolo insieme, fratelli. Aumenta la nostra fede, Signore. Donaci una fede forte. Donaci una fede forte. Donaci di abbandonarci in te. Donaci di abbandonarci in te. Ci fidiamo di te, Signore. Ci fidiamo di te, Signore. Crediamo in te, Signore. Crediamo in te, Signore. Crediamo con tutta la Chiesa. Crediamo con tutta la Chiesa. Con tutto il popolo santo di Dio. Con tutto il popolo santo di Dio. Crediamo con il Santo Padre. Crediamo con il Santo Padre. Con i nostri vescovi. Con i nostri vescovi. Crediamo in te. Crediamo in te. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie. In te vedremo opere grandi e prodigi. Amen. Yeah.
Spirito, suscita in me tutte le domande, suscita in me tutte le richieste. Continua a guardarti, continua a guardarti, Gesù, e mi lascio andare nel tuo amore. Sì, Signore Gesù, ti chiedo in questo momento di avere la fede che tu compi le opere che hai promesso. Ti chiedo questa fede, Signore Gesù, di abbandonarmi a te, abbandonarmi all'azione del tuo Santo Spirito. Ti lascio andare tra le tue braccia, mi lascio avvolgere e travolgere dal tuo amore. Grazie, Signore Gesù. Sei stato esaudito.
Dio ha visto il tuo cuore. Thank you.
Ora tutti noi crediamo. Amen.